Io penso che il vero ringraziamento debba essere fatto a Matteo e a tutti i militanti che hanno lavorato per questa magnifica manifestazione. Sicuramente abbiamo risparmiato un po' di lavoro alle questure, innanzitutto perché, e Roberto Maroni lo sa, quando noi andiamo a manifestare non distruggiamo le città. E poi è bene ricordare che almeno avranno al Ministero degli Interni, Roberto, un lavoro in meno da fare questa sera. Contarci, perché siamo talmente tanti che non sapranno più cosa dire domani sui giornali. E ve lo dice uno che ha fatto tutto il corteo, dall'ultimo militante fino al palco. Beh, guardate, è difficile spiegare ai miei veneti, ai miei 200.000 disoccupati in Veneto, che 150.000 persone siano ospitate sui nostri territori e che qualcuno, con estrema ipocrisia, faccia passare l'idea che questa è un'operazione umanitaria. Questi disgraziati vengono lasciati nei territori nei quali non troveranno da lavorare, nei territori nei quali dovranno ovviamente organizzarsi in maniera autonoma. Io ringrazio i sindaci del Veneto, quei sindaci eroi che alle assemblee dei prefetti hanno detto no, arrangiati prefetto. E anche quelli lombardi che dopo aver visto i veneti hanno detto no prefetto, no. È un'operazione che non ci impone, ma è giusto che io e Roberto Maroni ricordiamo questi sindaci che sono dei veri e propri eroi. Noi non abbiamo un gran rapporto con i prefetti, però se i prefetti volessero un po' guadagnarsi la nostra simpatia avrebbero una soluzione: mandare a quel paese Roma e schierarsi con i veneti, con i lombardi. C'è un tema che voglio toccare. Prima una giornalista nel corteo mi ha detto: ma voi vi rendete conto che vi assumete la responsabilità politica di un allarmismo rispetto a Ebola? Beh, è bene ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 2 o 3 agosto di quest'anno ha dato una comunicazione certa e incontrovertibile. L'incubazione del virus va dai 2 ai 21 giorni, da Ebola si può anche guarire e se si guarisce per altri 28 giorni quel corpo porterà il virus. Allora se c'è qualcuno che ancora si diverte dall'alto del Ministero della Salute, dall'alto del Ministero degli Interni, a dire che non c'è nessun pericolo, penso che queste persone siano da condannare, perché Ebola è comunque in un paese civile una realtà che deve essere affrontata con obiettività. Il Veneto si è attrezzato per questo, però in Veneto noi diciamo basta immigrati, abbiamo già fatto la nostra parte. Dei 5 milioni di veneti, quasi 600.000 sono immigrati, che si sono integrati, che hanno un progetto di vita, che contribuiscono alla formazione del nostro prodotto interno lordo, ma che sono i primi a dirci questa non è immigrazione, questa non è integrazione, aiutiamoli a casa loro, da noi non c'è spazio. Un'ultima considerazione, anch'io come Roberto Maroni voglio sottolineare quella immonda porcheria che si chiama legge di stabilità. Si sta facendo passare l'idea che la legge di stabilità, che una volta si chiamava finanziaria, è un bene per il paese. Bene, noi che siamo una realtà virtuosa, che come la Lombardia conosciamo la buona amministrazione, che abbiamo delle regioni che sono prese come punti di riferimento, ci rifiutiamo di essere trattati come quelli che hanno 22.000 forestali contro i 400 del Veneto,
Ci rifiutiamo che il governo ci venga a dire che da noi, dove un pasto in ospedale costa 6,50 euro, lo dobbiamo trattare e tagliare quella cifra come dovrebbero fare quelli che lo pagano 60-80 euro quel pasto in ospedale. Questa è la Repubblica delle banane, non della legge di stabilità. In Veneto noi non abbiamo intenzione di aumentare le tasse, non le abbiamo mai applicate in questi 4 anni. E dimostreremo con i veneti che se Renzi continua su questa linea, scendiamo in piazza e occuperemo le piazze, perché a Veneto, a casa nostra, comandiamo ancora noi. Tant'è vero che non potendo, in un momento di disoccupazione e di difficoltà, dove si sono tolti la vita 140 imprenditori che voglio ricordare all'interno delle loro aziende, non possiamo accettare che il sacrificio di questi imprenditori che non si sono suicidati al casinò o in vacanza, ma all'interno delle loro aziende, non possiamo accettare che la sindrome del Chihuahua che ha il governo Renzi di dichiarare guerra alla Russia la debba pagare la regione del Veneto e la regione Lombardia. Noi con questo scherzetto ci rimettiamo 591 milioni di euro in esportazioni. Ci hanno detto che bisogna fare così perché c'è l'Europa, perché c'è la NATO, ma allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché quando hanno bombardato la Libia la Germania ha detto arrangiatevi che noi abbiamo altro da fare. Chiudo ricordandovi che se c'è una cosa certa in Veneto è che noi abbiamo una stagione referendaria da inaugurare. Crediamo che indipendenza e autonomia siano veri temi, per cui vi aspetto tutti. Spero che Matteo decida di organizzare una manifestazione come questa in Veneto per far vedere che da noi la sinistra è ancora un concetto negativo, perché la sinistra è rosso come i semafori, la sinistra è rosso come pericolo, la sinistra è rosso come tutto quello che va negativamente. Grazie e buonasera a tutti.